Controlli veri, sanzioni efficaci e un decisivo cambio di marcia. È la richiesta del coordinamento Coltiviamo Futuro, formato da associazioni di cittadini dell'area Grappa, Asolo, Montello e Piave, che alla Camera dei Deputati hanno presentato il risultato della raccolta firme per chiedere il rispetto del principio di precauzione e del diritto alla salute delle persone a causa dei rischi derivanti da esposizioni anche minime a sostanze cancerogene. Noi viviamo in un territorio che da qualche anno vede un'invasione di vigneti, di viticoltura industriale intensiva. Il nostro è un territorio di pregio e quindi vorremmo che venisse preservato, vorremmo che si facesse sia agricoltura ma con i dovuti modi, in modo da preservare l'ambiente e la salute delle persone che ci abitano. Le 6.700 firme raccolte, che saranno consegnate al governatore del Veneto Zaia, arrivano all'inizio della nuova stagione di trattamenti con pesticidi. Sì, purtroppo sì, la stagione si sta aprendo nuovamente e c'è necessità proprio ora, in questo momento, di riverificare qual è la progettazione dell'agricoltura, ma anche non solo dell'agricoltura, perché si parlerà anche di un grosso problema industriale, quindi anche del cementificio di Pederoba qui oggi. E quindi anche del consumo di suolo, per verificare effettivamente se c'è la possibilità di inserire anche nella nuova legge, che è in audizione in questo momento al Senato, dei nuovi indicatori per poter anche inserire le monoculture come effettivamente dei fattori di consumo di suolo eccessivo. Il caso del Veneto è un caso incredibile, perché da una parte si parla tanto, è la regione dove si parla di più di autonomia, ma dall'altra è messa fortemente in crisi l'autodeterminazione delle singole comunità. L'abbiamo visto anche nella scorsa conferenza stampa con la piccola comunità dell'asilo di San Giacomo, quindi è messa proprio in crisi la possibilità delle piccole comunità di decidere del proprio futuro. Altro caso emblematico è quello della terra dei FAS. Ecco, noi qui oggi ribadiamo il concetto che non vogliamo sentir parlare del Veneto come terra dei FAS o terra del prosecco avvelenato. La campagna per un cibo e un'agricoltura senza veleni è un invito a creare un movimento unificato per il cambiamento e si rivolge alle comunità e alle popolazioni di ogni parte del mondo, ai rappresentanti delle istituzioni, ma anche agli agricoltori, ai produttori e ai consumatori di alimenti che si stanno già mobilitando localmente e globalmente nella difesa della terra e delle generazioni future. L'obiettivo è porre l'attenzione sui problemi derivanti dalla viticoltura intensiva, ma in generale della monocultura intensiva, perché la viticoltura è la monocultura di oggi, ma non è escluso che domani ci sia qualcos'altro. Noi vorremmo che la Regione Veneto e gli amministratori locali si occupassero veramente di questo problema, invece di cercare di porre dei piccoli rimedi, dei palliativi, come ci pare che sia stato fatto finora. Un'agricoltura biologica quindi è possibile? È possibile, ma oggi infatti non denunceremo solo ciò che non ci va, ma parleremo anche degli esempi virtuosi e delle realtà virtuose che ci sono già presenti e che sono non solo il futuro, ma sono appunto il presente della nostra regione.